fidanzati per diversi anni. Filippo aveva una mentalità molto pragmatica, volta soprattutto all'apprezzamento degli aspetti più concreti e materiali dell'esistenza. Caterina, dal carattere buono e sinceramente innamorata, accettava Filippo così com'era e desiderava il matrimonio con lui. A esso Filippo si fece piuttosto trascinare, poco entusiasta e dubbioso, anche perché avendo dovuto cambiare posto di lavoro, si era trovato in una fabbrica più grande della prima piccola officina di paese, con colleghe, operaie e impiegate verso le quali avvertiva forte attrattiva. Ciò accadde soprattutto nei confronti di una di queste, che cominciò a frequentare regolarmente con la scusa di affrontare con lei questioni sindacali. Il pragmatico Filippo non mancò di far trapelare il proprio poco entusiasmo nei confronti del matrimonio con Caterina, sia con atteggiamenti esteriori sia con discorsi, nei quali spudoratamente affermava che se avesse trovato qualche ragazza che gli avesse fatto girare la testa, non avrebbe esitato a lasciare Caterina e unirsi con l'altra. Testi attendibili e circostanziati riportarono in giudizio queste espressioni di Filippo. Nel corso della vita coniugale, Filippo accentuò il suo disinteresse per Caterina. Mai nessun segno di affetto verso di lei, poca presenza in casa e molte ed egoistiche pretese da un punto di vista intimo. Dopo soli 5 mesi di matrimonio, senza alcuna grave ragione e per pura disaffezione alle minime esigenze della vita coniugale, unilateralmente Filippo abbandonò Caterina. Filippo manifestò in questa occasione il suo dispregio per la moglie e per il legame matrimoniale. Caterina infatti rientrava dall'ospedale dopo aver perso per aborto naturale un'incipiente gravidanza, da Filippo non ricercata e della quale mai si era interessato. E gli seguì anche in questa occasione il suo istinto e il desiderio di una vita più libera e disimpegnata di quella che la pur remissiva e affezionata Caterina già gli consentiva. L'esempio sottolinea sia l'importanza della considerazione della personalità del soggetto indiziato di simulazione del consenso, potendo risiedere nella mentalità di lui, nel caso dell'egoismo pragmatico di Filippo, la principale causa di rifiuto del vincolo coniugale. Sia il rilievo da attribuirsi al comportamento del soggetto dopo le nozze, soprattutto il suo atteggiamento nei confronti della serietà del legame coniugale, un suo evidente spregio a pochi mesi dalle nozze, senza che sia subentrata qualche causa grave per la separazione, ascrivibile al coniuge, rappresenta un indizio del rifiuto di un impegno indissolubile